Salve a tutti ragazzi, bentornati su Quedo sul server 3. Allora, mi metto l'estrazione mortale. Qui ci mettiamo... Ma che ne so, dai, usiamo un confetto, una roba. Ma sì, dai. Cazzo ce ne frega a noi. Anzi. Tanto devo velocizzare tutto. Devo velocizzare tutto. Voglio essere più efficace. Però così non velocizzo niente. Ok, ci ho guadagnato molta aggressività con questo confetto, ma a scapito della mia povera vita, che è diventata poca. Ecco, in questa situazione, dalla quale è difficile riuscire poi a salvarsi, perché quando ti pigliano male, ecco, io preferirei evitare proprio questa... ciao proprio. Ciao e bentornati. Mortacci vostri. Però dovrei usarla l'estrazione mortale, voi che dite? Tipo qui. Ok. Terza fase. Non le faccio una sega. Gli ho dato una botta, ma... Ehi, stai calma. Merda. Devi stare tranquillo. No, 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 no. Stavo per fare la mikiri. Oh. E va bene, la monaca se ne va a fare nel culo. Però ciò che dico io è... Fatta lei, che è ovviamente una gran cacacazzi, secondo me a questo punto possiamo andare... Ma belli spediti, veloci veloci, no? Cioè senza che ci stiamo ad ammazzare i nobili nel palazzo, perché non ha molto senso. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto miglioriamo la forza d'attacco con il ricordo della scimmia. Poi con la monaca. Non so quanto stiamo adesso di forza d'attacco,
Abilità ce l'ho tutte tranne. Oh, potrei sbloccare questa adesso. Una tecnica eseguita con lama mortale. Consuma emblemi spiritici. Ok, e questa non l'ho mai sbloccata. Va bene, accumuliamo. No? Accumuliamo. Ok. No, mi devo riposare, se no non ho i miei meravigliosi emblemi spiritici. E andiamo avanti qua. Ragazzi, questa è una cosa che me la farò proprio alla velocità della luce. Probabilmente morirò pure per farmela rushando, perché questo è un posto dove più rushi, più abbuschi. Proprio è matematico. Ho molta paura della zona del palazzo della sorgente. E i nemici sono tutti dall'insidioso in su. Se non ti ricordi per filo e per segno dove stanno sti stronzi e ti prendono alla sprovvista, sei morto. E adesso, bene o male, mi ricordo in questa zona dove stanno i bastardoni. Però devo starci comunque molto attento. Vediamo. Vediamo. Borsello. Rendiamoci un attimino invisibili, eh. Sento la necessità di ammazzare questi tizi. Questi sono pericolosissimi. Anche quando sono tuoi alleati, sono molto pericolosi. Troia. Guardate quanto si muore facile. Mamma mia. No, rusharsi sta parte è veramente una pessima idea, però me la devo rushare. C'è tutta sta gente che sta in giro, io la vorrei eliminare. Farsi prendere alle spalle in quest'area è terribile. Beh. Schiatta. Ci vuole un po' di ritmo, ma poi. È stata molto secca questa mia azione, proprio. Ok, adesso possiamo pure morire. Qua si va avanti di save game in save game proprio. Buongiorno. Tutto siete brutti, Madonna. I nobili fanno Scusami, veramente ragazzi. schifo. Ragazzi, i nobili. Non capisco. Il cortile Brulica Sì, lo per. so, il cortile è maledetto, brulica di Salcazzi. Però noi, onestamente, cioè, direi che possiamo sbattercene alla fava di sti tizi, no?
Ok. Non c'era il buchetto per salire qua sopra? Ok. Sono passato. Che cazzo succede? Sto carretto mi manda a puttane la camera. Va bene, non fa niente. Sì, ma dovevo rusharla, ragazzi. Dovevo rusharla e l'ho rushata. Ok, godetevi questa perché è sempre bella. Quanto mi sono cagato sotto la prima volta. Quanto mi sono cagato sotto. Ok. Va bene rusharla, ma fino a un certo punto non si può rushare del tutto. Ad esempio questi tizi qua. Bene. La lama mortale ogni tanto dà un grande aiuto. Figlio di puttana. Ok, via. Da qui. Ok. Inutile che io scontri in questo modo la mia strada con la loro. Non ha senso. Perché noi dobbiamo andare dritti alla nostra meta. La nostra meta è gentilmente altrove. Ah, puttana. Ok, questo non l'avevo previsto. È proprio partito di cattiveria con la mossa più stronza che potesse fare. Va bene. Che figlio di una gran puttana. E niente, dobbiamo fare tutto il giro. Giro giro tondo da sta parte. Ok, casettina. Ho i miei punti di riferimento, ragazzi. Sembra che io mi muova a cazzo, ma ho i miei punti di riferimento. Non mi oriento bene nei videogiochi, ma su Sekiro sento di avere degli ottimi punti di riferimento. Ecco qui. Good.
Adesso. E qua è abbastanza easy, nel senso che se riusciamo a occultarci come si conviene, noi passiamo alla larga e andiamo a salvarci la partita. Riposiamo. Vabbè. Quanto cazzo di tempo ci metti? Cioè io ti potrei venire a menare, però voglio provare a fare questo. Veramente ci sta 2 anni in cielo. Fermi, fermi, dai, rifallo. No, voglio quella elettrica, dai. Ecco, così. Allora, questo è scarso, ragazzi. Soltanto che volevo provare a farlo col fulmine. Ed è strana come tempistica, perché tiene la palla in cielo per 2 ore. Scusa. Mi dica. Mamma mia, la prima volta che ho fatto sta parte quanto mi sono cagato sotto. Mamma mia, che scaga che mi ha fatto venire. Frammento di ceramica. Ok. Ah, io dovrei andare là in fondo. Perfetto. Senti che mazzate che tira. Molto bello l'effetto delle craniate. E qua ci andiamo a ricongiungere. Allora, io adesso provo a non ammazzare tutti sti schifi qua dentro. Ci provo. Perché da quel che mi par di ricordare, c'è tipo una specie di quest attiva con loro. Che io magari li apro da qui e dovrebbe entrare la figlia di uno di questi vecchi. Che viene a salvare il padre. Cioè, viene a salvare il padre. Viene a ricongiungersi suo padre, perché sì, fate schifo, fate tutti schifo, siete untuosi. Non è vero? È vero, sono untuosi quei tizi. Qui mi viene sempre un po' di scaga perché mi scordo che arrivano i fulmini. Anche se siamo invisibili, ragazzi, siamo perfettamente al sicuro. Adesso che abbiamo riposato, si sono tutti dimenticati di noi, noi possiamo andare verso la caverna con la fanciulla celeste qua. Vabbè, mandiamo avanti il filmato perché ci interessa molto relativamente in questo momento. Ok, sei tu che devi morire. Dopodiché da qui noi facciamo... questo. Lui.
Okay. And now... Questo sei... Bellissimo il drago. Ah, non importa quante volte ti finisci Sekiro, questa parte del drago è sempre molto emozionante. Guarda che è proprio bella visivamente. Per carità, è un boss... Ah, porca troia, puttana. È un boss veramente del cazzo, a livello di combattimento. Però io sono stato in grado di perderci contro questo, no? Più di una volta, tra l'altro. Perché lo sottovaluti sempre. Sai che è un boss scenografico e non te lo incuri. Ah no. No, dai, l'abbiamo preso. Bastardo di drago. Ok, te la sei presa. Bam. Madonna, non l'avevo mai preso di lato in questo modo. Mi sento il padre eterno ad averlo colpito così di straforo. Però... Ah. Cioè, riesce anche a incularti se tu non sei abbastanza pronto. E te l'ho dato in faccia. Hai visto, drag? Eh? Hai visto che te l'ho dato in faccia, drag? Ce lo picchiamo così. Dai, sono proprio curioso di vedere sto finale purificazione. Dono delle lacrime. Fin qua mi pare che tutto sia normale. Cioè, perlomeno io ho visto la guida e la guida diceva di proseguire tutto normale, come nel finale standard che ho sbloccato all'inizio, no? Io ho fatto quello, poi ho fatto lo Shura e poi altre due volte quello. Ma ho fatto soltanto una volta lo Shura, per il resto drago divino, lacrime del drago divino. Allora, innanzitutto andiamoci ad aumentare la forza d'attacco con il ricordo del drago divino ed è perfetto. Ma guariamo pure il mal del drago. C'ha proprio una tonnellata di... Ok. Lordice, è successo. Lordice, non ha retto la malattia, è ispirato. Le forze centrali, d'accordo. Questa chiave, mio, si è rifugito. Ok, ok. Corvinian il fu. Ma praticamente cambia soltanto. Ti odio.
praticamente cambia soltanto la parte in cui combatti con il gufo nel ricordo di Lord Q, il passista. Dobbiamo uscire per forza da qui. Io prego che Lord. Il ricordo di Rata. Ciumbia. Scusate ragazzi. Un po' raffreddato. Anche perché ho l'aria condizionata accesa. Qua si muore. E per non morire sto comunque morendo di raffreddore. L'aria condizionata mi ha sempre fatto un po' male a me. Allora. Oh, qua tutte le volte mi perdo schifosamente. I corvini lasciano i segnali di fumo. Segnali di fumo dove cazzo stanno? Di qua mi sa. Eccoli. Ok, è veramente scomodo combattere sui tetti con i ninja, è davvero una roba che non consiglierei al mio peggior nemico. Così. Se non ricordo male, si debbe passare da qua. Sì. Avevo ragione. E ormai sono molto, come si dice? Sono molto automatiche certe cose, neanche ci sto troppo a pensare. Ma la prima volta ci ho messo un botto a capire dove cazzo dovevo passare. Alright. Oh, adesso se riesco vi faccio vedere un baggottone di quelli proprio meravigliosi. Non ce l'ho fatta. Però non era questo il mio scopo. Il mio scopo era venire qui. Vedere se riesco a farvi vedere una cosa figa. No, 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 ho sbagliato il tempo. Oh, 7 là, hai rotto il cazzo. Guarda come tenta di raggiungermi con questi attacchi epicamente inutili. E dai, che palle. Dai, 7 lance, levati dal cazzo, voglio fare una co. Devi andartene via. Tu devi venire qua, dai, dai, che cadi. Allora, vi spiego, nella mia prima partita, e anche nella mia seconda, se non erro, sono riuscito a fare una cosa. Però non mi usciva con 7 lance, mi usciva con quest'altro. È andata benissimo sto giro. Sì, sì, come no, recupera tu. Ok ragazzi, non doveva morire 7 lance. Doveva morire lui cadendo come uno stronzo, però... Fulminato di mercurio, quello mi serve per fare un botto di roba. Oh.
Pensavo di aver cagato, eh. Pensavo di aver proprio cagato e di essere morto male. Invece no. Beh, non stiamo neanche troppo a sottilizzare qua. Sappiamo dove dobbiamo andare, ci andiamo. Belli tranquillotti. E ultimo boss, ragazzi. Mamma mia. Ma visto che prima ho preso anche mazzate dalla monaca, credo di non essere proprio in forma. Però ci proviamo. D'altra parte, oh. Questo è un boss che conosco. Non mi ci sono voluti troppi tentativi per ammazzare il gufo. Il suo padre nel ricordo di Rata, quindi magari questo è un boss che mi ricordo, dovrei riuscire a farlo primo colpo, secondo colpo, non lo so. È comunque un rompicoglioni, è abbastanza forte. Darò gloria ad Ashina. Ok, noto che le mie mani si muovono praticamente da sole. 1, 2, 3, 4. Ah, porca troia. Beh. Non dovrei consumare queste pozioni con lui. Va bene. Due pozioni con Genichiro però è vergognoso. Madonna, tre colpi sono riuscito a dare dopo. Sapete cosa? Trovo più facile Ishina Ishina che Genichiro, tutto sommato. Almeno in questa prima fase di vita, eh. E vabbè, e questa gliela togliamo. No, l'ho sbagliata clamorosamente quella cosa, eh. Vai. Ah no, no, no. Buono, l'ho beccato in salto. Non credo di averla mai fatta quella cosa, eh. Devi essere un attimino pronto a pararti il culo, ma si può fare. Ok. E adesso terza fase. Non è assolutamente la più difficile la terza fase, perché anzi
No, 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 non fare il coglione. Quindi proprio un cazzo ti faccio con quella, eh. E muori, coglionazzo. Ok, dai, primo colpo. Non è male. Anche se potevo giocare molto più pulito. Però beh, sti cazzi. L'importante è vincere contro queste merde. Anzi, nella mia quarta run gli ho fatto un'uccisione molto più bella di questa. Cioè, nel senso, mi ha toccato molto meno. Era quasi... alcune fasi era proprio... perfect. Però dai, il cuoricino te lo fa battere sempre questo, è bello tosto. Adesso c'ho voglia di riaffrontarmi il gufo, vedi? Il gufo l'ha tenuta irata, c'ho proprio voglia. Maestro Shin, il ricordo del Salcazzi. Ma tu rimani a terra, non ti posso menare, peccato. Vediamoci questo finale. Lupo, dove sei? Ah, tutte e due. Ah, perché io c'avevo sempre questa. Consegna le lacrime del drago divino. Adesso ci ho consegnato. È sempre in fiore. Vai. Quindi? Al vostro fianco. Certo. Come no? Ecco le lacrime di drago. Beh, mi pare che lo abbiamo accoppato anche qua. No? Ed è così che condannò l'ultimo immortale. Ah, quindi lui pensa di doverlo uccidere anche in questo finale? Che possiate godere di una normale vita umana. Ah, ok, quindi... pensavo arrivasse Emma a dire no, guarda, si fa così, cos'ha? Ah, quindi ci siamo incaprettati da soli. Che bello. Ma tutti ne parlavano come del finale più bello, spiegava molte più cose. Boh. A me ha dato un dubbio più di tutti, cioè perché il gufo torna nel ricordo se l'abbiamo già accoppato, cioè l'abbiamo accoppato nel futuro, perché lo possiamo accoppare nel presente? Cioè nel passato. Oh, guarda Kuro che si è messo, sta in cosplay da Medusa. Stai andando via? Sì. Anche io vivrò appieno ogni istante. E poi lascerò questa vita.
Proprio come il mio shinobi ha fatto per me. Lady Emma, io devo molto anche a te. E praticamente questo finale annulla la possibilità di un Sekiro 2. Almeno con Lupo. Quindi ci siamo accoppati da soli. Ho capito, ho capito. Molto, molto giappo. E niente, a questo punto credo che sia un finale che non mi dovrebbe dare. No, non voglio iniziare la sesta partita.